Come aiutare i tuoi clienti con attacchi di panico? Nelle prossime settimane dedicherò un po' di video per parlare di questo, ovviamente sempre nell'ottica delle terapie brevi. E quindi, attacchi di panico, come facciamo? Facciamo che prima di tutto devi capire come funziona il problema del tuo cliente. Sai già che con le terapie brevi non facciamo diagnosi nosografiche categoriali. Vuol dire, per capirci, che per intervenire non poniamo la diagnosi, per dire, del DSM-5. Cerchiamo invece di capire come funziona il problema. Si parla infatti di diagnosi operativa. Ho fatto diversi video su come definire il problema in termini operativi, quindi se non ti dovesse essere chiaro, magari puoi andare a farti un ripasso o un approfondimento cercando sul mio canale parole chiave come definizione del problema o prima seduta. Ma parliamo degli attacchi di panico. Prima di tutto ti devi porre in una posizione di non sapere. Se anche la persona ti dovesse dire: dottoressa, ho gli attacchi di panico, la prima domanda che devi fare è: che significa? In questo modo inizi a farti un'idea di come il problema funziona per lei. Ad esempio, a volte sono intensi e parossistici, altre volte sono moderati e continui, altre volte sono intrisi di uno sfondo morale negativo. Lo so che due di queste condizioni non sono tipicamente classificate come attacchi di panico dai sistemi nosografici diagnostici classici, ma tu devi farti un'idea della persona che hai di fronte, di come funziona quel problema per lei e non di come è scritto sui manuali che hai studiato. Mettiamo quindi che la persona ti dice qualcosa come: provo un'intensa ansia con una forte paura di perdere il controllo e con una vasta sintomatologia fisica. A questo punto devi capire bene, nel dettaglio, come funziona, perché nella terapia breve si fa proprio questo, si va a cercare di bloccare o modificare il funzionamento disfunzionale del problema. Infatti si chiama diagnosi operativa proprio perché vogliamo conoscere bene le operazioni che vengono messe in atto all'interno del problema. Ad esempio, questi attacchi di panico, potresti chiedere, avvengono in situazioni prevedibili o sono come dei fulmini a ciel sereno? È preponderante l'attivazione fisica oppure è tutto più innescato da pensieri? Senza ovviamente considerare tutte le domande poste per fare delle diagnosi differenziali. Capito? Stai cercando di formarti un'idea di come funzionano gli attacchi di panico per questa persona. In termini generali potresti chiedere, tra le varie cose, quando gli attacchi di panico sopravvengono, in quali situazioni o momenti, come per esempio andare in certi posti o pensare a certi eventi, se coinvolgono altri, se la persona coinvolge altre persone per via di questi attacchi di panico. Ovviamente con i tuoi studi e con le tue formazioni andrai a indagare più o meno delle aree che sai essere importanti, però tre cose generali, ma non sufficienti, che vale sempre la pena andare a indagare con gli attacchi di panico sono queste. 1. Se la persona evita o affronta le situazioni ansiogene. Puoi infatti immaginare che nel primo caso dovrai aiutarla poi a ridurre piano piano l'evitamento. 2. Se e quanto cerca di controllare le proprie sensazioni fisiche. Generalmente è proprio questo il tentativo di controllo che porta a una loro disregolazione fino a livelli di attacchi di panico. 3. Se parla e o chiede aiuto e rassicurazioni. Tutti comportamenti da bloccare perché mantengono in vita il problema. Indagare queste altre caratteristiche ti è utile in due modi. Da un lato, come detto, indaghi come funziona il problema e da qui vai a cercare di capire cosa devi andare a bloccare o modificare nel tuo intervento. Dall'altro, immagina che con questo processo di diagnosi operativa, di dialogo che va alla ricerca di capire come funziona il problema della persona, stai orientando la persona stessa a iniziare a capire come funziona il suo problema e a iniziare a capire che cosa modificare o cambiare. In pratica, secondo le nuove logiche, da un lato stai creando consapevolezza rispetto a ciò che funziona e che non funziona, dall'altro, specialmente se userai un linguaggio suggestivo, aiuti la persona anche a creare avversione verso quei comportamenti disfunzionali che dovrà bloccare o modificare. Quindi ci siamo fatti un'idea di che cosa devi fare nella prima seduta di indagine per gli attacchi di panico. E le tecniche che devi usare? Quelle le iniziamo a vedere nel prossimo video, quindi niente panico.